prima volta nel calendario ufficiale di Milano Madonna. Come mai questa scelta? Siamo sempre stati un po' anarchici come brand, nel senso che abbiamo sempre sfilato, però fuori calendario. È stata anche un'opportunità che ci ha dato la Camera della Moda e quindi abbiamo detto ma sì dai, facciamo una cosa un po' più istituzionale. È stato un percorso, giusto, no? Io ho cominciato con le presentazioni, poi le sfilate e poi le sfilate nel calendario. È anche una piccola consacrazione, no? Quindi è un piacere per me esserne parte. Quali sono le linee stilistiche principali della collezione autunno-inverno 2018-19? Allora, la mia collezione da sempre racconto che è un mio guardaroba, non ho mai un'ispirazione legata a uno stile, a un'idea, a un trend, sono io. Io da sempre mi porto dietro un guardaroba, sono un po' feticista in questo, quindi mi porto dietro il mio vecchio cappotto, il mio vecchio abito da sera, si ispira sempre a questo. Questa collezione in particolare, in maniera ancora più esaltata, ho preso veramente i miei vecchi cappotti, quindi usurati, deteriorati dal tempo, ma che hanno ancora un grande fascino, un grande stile, quindi il tailoring maschile mischiato al mio fluido e sensuale femminile, li ho mescolati assieme con dei gioielli, come se fossero dei gioielli di famiglia ritrovati e che porto con grande dignità e anche un po' di superstizione. Sulla passerella modelle di ogni età, come mai questa scelta? Perché sono donne vere e le mie donne sono vere e la mia storia, la mia moda, i miei capi devono essere indossati da tutte le donne. Non c'erano solo modelle vere, c'erano amiche, giornaliste, un'attrice, c'erano due mie amiche di Parigi, ex modelle, che sono venute apposta. Non è solo l'età, ma è la diversità tra di loro che mi rende la mia collezione speciale. Un progetto e cosa si augura nel 2018 per Erika Cavallini? Ho qualcosa di nuovo in cantiere, non legato, è una cosa parallela alla moda. Legherò il mio stile, il mio sentire, il mio interpretare i miei abiti anche a qualcosa del design, dell'interior. Ho realizzato a quattro mani con uno studio di architettura di Modena, io sono di Modena, il mio nuovo negozio di Via Spiga, è stato il primo esperimento. Le recensioni sono molto positive, quindi dico ben riuscito perché ce l'hanno detto, è un nuovo percorso. Potrebbe esserci quindi una futura linea home di Erika Cavallini? No, solo qualche gioco per il momento. Grazie mille. Grazie a voi.